Ciao ragazzi, oggi sono qui a cucinare con la chef Marianna Vitale. Ciao a tutti. Siamo qui per un'occasione molto speciale, Aperol Together Weekend Cook. Potete partecipare anche voi al concorso. Partecipare è semplicissimo, basterà replicare uno dei nostri piatti scelti a tema ed abbinarlo ad un buon calice di Aperol Spritz. Il tema che abbiamo scelto è quello delle verdure ripiene. Nel nostro caso abbiamo scelto un pomodoro, ma voi potrete scegliere altre verdure da farcire o piuttosto modificare la nostra ricetta. Direi, chef, che possiamo metterci ai fornelli. Iniziamo. Inseriamo i pomodori secchi all'interno di un frullatore e aggiungiamo dell'acqua fino a farne una crema. E andiamo a setacciare. Continuerai come una classica maionese, quindi aggiungerai i tuorli d'uovo pastorizzato, un po' d'aceto, la gelatina, un po' di sale, pepe e zucchero eventualmente per rettificare. Adesso frullerai tutto e aggiungiamo l'olio dei pomodori secchi che è stato filtrato, ovviamente per emulsionare. 30 minuti di riposo in frigo. Come andiamo a trattare invece il pomodoro, che sarà la struttura? Cercherò di metterlo in piedi. Quindi ho bisogno di eliminare la parte superiore, di fare un intaglio al centro del pomodoro e di scavarlo. Se in casa non avete una pinza, ovviamente possiamo utilizzare anche un cucchiaino. Fuori andiamo a scaldare semplicemente del miele in un pentolino, perché poi ci andiamo a fare una sorta di panure. Allora, questa è una polvere di olive, le olive nere derocciolate, essiccate in forno tra i 70 e gli 80 gradi con ventola e per poi frullarle. Il nostro pomodoro avrà le sembianze di un pomodoro appoggiato proprio sulla sua terra. Intingeremo il pomodoro, la base del pomodoro, prima all'interno del miele e successivamente nella polvere d'olive. La maionese di pomodoro secco possiamo sostituirla con una panna acida, magari aromatizzata, o piuttosto che con crema di ricotta, mentre la polvere di olive potrebbe diventare una granella di frutta secca. Inizieremo con l'arancia candita, che ormai tutti sanno sta benissimo con il pomodoro e con le olive nere. Abbiamo inserito a seguito le mandorle, emblema dell'aperitivo. Continuiamo a riempirli con la maionese e il pomodoro secco. Aggiungiamo poi dei semini di basilico, che sono proprio quelli che acquistiamo per far germogliare la pianta. E concludiamo con il must. L'arancia. Wow, chef, questo piatto è bello, profumato e sicuramente anche buono. Perfetto da abbinare ad Aperol Spritz. Ragazzi, noi abbiamo cucinato e ci siamo divertiti. Voi, per partecipare ad Aperol Together Weekend Cook, andate sul sito e divertitevi anche voi. Ora tocca a voi, aspettiamo i vostri video. Alla salute. Singing sweet melodies, baby, we should cut a rug, and we could.